Come state, amiguito? Spero come sempre alla grandissima. Oggi sono tornato con un nuovo tutorial di FIFA, ma prima di iniziare volevo commentarvi un paio di cose. Prima di tutto mi dispiace non riuscire a caricare i video almeno con la frequenza che vorrei. Diciamo che il tempo non è mio amico in questo periodo, tra l'altro poi è un periodo estivo e sicuramente anche voi andrete in vacanze, ferie, party, eccetera. Poi tra l'altro sto aspettando giochi come FIFA 16, Call of Duty Black Ops 3, che lo prenderò sicuramente quest'anno, e vedremo cosa uscirà per portarvi nuovi contenuti. Vi volevo dire anche che appunto ad agosto starò via una o due settimane, quindi non so se riuscirò a lasciarvi dei video o non lo so. Spero di riuscirvi a lasciare almeno un video per settimana, giusto per non lasciarvi lì così. Beh, poi magari sto parlando un po' piano perché in effetti è un po' tardi, però vi dovevo fare assolutamente questo video. In questo tutorial, come avete già letto dal titolo, parleremo dei long shot. Me l'avete chiesto sia nei commenti sia tramite i social, che mi fa un casino piacere parlare con voi e rispondervi alle domande. Non durerà tantissimo il video perché alla fine è solo un argomento. Vi ho portato comunque le solite tre clip e vi dirò i miei consigli personali per aiutarvi un po' con questo tema. Ma ora basta parlare e guardiamoci subito la prima clip. Allora, stavo giocando con il Real contro il Barça, avevo James Rodriguez già tirato, già fatto gol, tutto in un secondo. Pazzesco. I long shot, ragazzi, in questo gioco sono veramente troppo forti. Però ci sono, quindi non ci resta altro che imparare a fare questi tiri. Prima di tutto il consiglio che vi posso dare, che per me è molto più semplice, fare i long shot mentre si cammina e non si corre col giocatore, soprattutto dopo il primo scatto. In questo caso avevo la palla che era arrivata a James Rodriguez, me la porto un pelino avanti e mentre cammino, senza correre appunto, carico tre tacche, ragazzi, è la perfezione. Ho provato da diverse posizioni, lo vedremo anche con le altre due clip. Vediamo che con tre tacche la palla prende una traiettoria assurda, il portiere guarda lì così come dire ciao e intanto prende gol e ci portiamo a casa così un gol con un bel long shot. Passiamo alla seconda clip. Questa clip qui mi piace particolarmente perché è iniziato tutto da un calcio d'angolo, vediamola subito e poi parliamo. Quello qui, infatti, calcio d'angolo, Marcelo la passa indietro per Arbeloa tira ed è rete. Anche qui possiamo vedere, come ho detto prima, che me la porto avanti di un passo e assolutamente non corro, ma lo faccio camminando. Carico tre tacche, come possiamo vedere qui. Lo farete anche voi, basta un po' di allenamento e vi verrà naturale fare tre tacche. E anche con un tiratore come Arbeloa, che non ha molta precisione, molto tiro, alla fine è un terzino, riusciamo a segnare. Guardiamoci adesso l'ultima clip che vi ho portato. Stavo giocando con il Barcellona versus Chelsea, vediamo che la passo a Rakitic e Rakitic anche questa volta segna dalla distanza. Mi fermo qui soltanto per farvi capire che, a differenza delle altre due clip, diciamo che varia un po' la distanza, siamo leggermente più vicino all'area, ma comunque sia con le tre tacche, come vedete, non si sbaglia mai. Un consiglio che vi posso dare, ma non so se è vero oppure no, io l'ho imparato semplicemente perché me l'aveva consigliato un amico, ma non ho mai letto niente di ufficiale su questa cosa, cioè che una volta che tirate, se usate l'analogico destro, a seconda di dove lo direzionate prende un effetto il pallone. In questo caso, quando io faccio i long shot, una volta che tiro tengo sempre schiacciata la levetta destra verso il basso. Questo mi dà la sensazione che prenderà appunto la traiettoria alla fine di abbassarsi. Io lo uso perché a me sembra che funzioni. Poi vedete voi cosa volete fare. Comunque sia, passetto in avanti, tre tacche e il risultato è sempre lo stesso. Gol inevitabile. Ci sono ancora un sacco di errori su questo FIFA. Speriamo bene che su FIFA 16 risolvano tante cose. Comunque il tutorial è finito, è stato molto breve come vi avevo anticipato all'inizio, ma spero come sempre che vi sia utile in qualche modo. Volevo preparare un video solo su FIFA 16 in cui parlo su tutte le notizie che ho letto e che ho visto per vedere le novità effettive che ci porterà questo FIFA 16 e vedere anche i vostri commenti, cosa ne pensate.
Ditemi se vi va un video così qua nei commenti. E ti ricordo che se ti è stato utile questo video di lasciarmi un bel pollicione in su per il supporto. Se non sei iscritto, iscriviti se ti va. Ed ora non mi resta che salutarvi ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, buone vacanze perché partirò. E soprattutto fate i bravi. Ciao ragazzi.